Senatore Paolo Arrigoni, perché non vi piace questo decreto sull'IMU agricolo proposto dal governo Renzi? È un'altra operazione di vessazione nei confronti dei cittadini proprietari di aree agricole. Renzi ha voluto imporre questo nuovo balzello per incassare 360 milioni di euro per finanziare il famoso bonus degli 80 euro, ma questo a scapito del mondo dell'agricoltura, a scapito della montagna che adesso parzialmente è rimasta un po' tutelata, ma soprattutto a scapito delle aree svantaggiate collinari dove i proprietari di terreni fanno delle operazioni di manutenzione anche con lo scopo di prevenire il rischio del dissesto idrogeologico. Quindi questa operazione ci viene totalmente contraria, peraltro un'operazione pasticciata. In 3 mesi per l'IMU agricola si sono fatti 4 provvedimenti. Per noi quello che valeva e per il quale ci batteremo ancora era l'esenzione totale. Va da recuperare il Premier Renzi i soldi da altre parti, non colpisca l'agricoltura, non colpisca la montagna e la collina.